Io personalmente, quando avevo cominciato a scrivere, l'ultima cosa che mi preoccupavo erano i soldi, perché appunto la mia, come diceva la signora, il mio obiettivo era essere letto, no? E io dico sempre anche questa cosa: per essere letto non hai bisogno di pubblicare, ci sono molti modi di essere letto, anche aprire un blog, anche fare leggere le tue cose in giro, perché la prima cosa che uno dovrebbe, a cui uno dovrebbe aspirare è avere dei commenti e possibilmente delle critiche, perché i complimenti ti fanno piacere, ma sono le critiche che ti aiutano a migliorare, a capire cosa sbagli, eccetera. E le critiche vere le ricevi nel momento in cui non leggono il tuo racconto, la tua fidanzata, tua madre, il tuo miglior amico, che ti diranno che bello, anche se non lo pensano. Nel momento in cui il tuo racconto arriva a degli sconosciuti, cominci a ricevere questo tipo di reazione, allora lì sono delle reazioni vere, allora lì le critiche sono vere e queste cose è sempre molto utile, perché ti permette di capire in cosa stai sbagliando, cosa funziona di quello che scrivi. Io dico sempre questa cosa: se faccio leggere un racconto a 4 persone e uno mi dice mi è piaciuto l'inizio ma non mi è piaciuta la fine, mi è piaciuta la parte centrale ma l'inizio è noioso, quelli sono gusti individuali e va bene, ma se 4 su 4 mi dicono non si capisce il finale, vuol dire che non si capisce il finale. Cioè, e queste cose spesso tu da solo non riesci a capirlo, hai bisogno di un confronto. In casa editrice, una volta che sei pubblicato, tu lavori con l'editor ed è... ti confronti quindi con una persona che legge attentamente quello che hai scritto e ti dà delle indicazioni precise su dove intervenire, su dove ampliare, dove ritoccare, eccetera. Prima di avere questo, che è un apporto professionale, puoi cominciare comunque ad avere cercare dei giudizi oggettivi con gli strumenti che hai a disposizione, perché è già un primo passo. Cioè, questo confronto con chi ti legge è necessario, secondo me. Adesso invece vi leggo un po' di esempi di mail, no? Sia che ho ricevuto io, sia che ho ricevuto le case editrici con cui collaboro. Per esempio questa: spettabile editore, vi inoltre per un'eventuale pubblicazione via elettronica il mio ultimo libro, Il Muro, su disoccupazione, precariato giovanile, disagio dei giorni nostri. Un tema che fa discutere molto, di cui si è detto tanto, troppo, ma sempre nel solito modo, con gli stessi giochi di ruolo. Emilio Giannelli, vignettista e Corriere della Sera, ha realizzato una vignetta da usare come copertina. Sono inoltre in attesa risposta di Dario Fo, al quale ho chiesto di firmare la prefazione. Ora, se tu conosci Giannelli, se tu conosci Dario Fo, cazzo scrivi a me, cioè nel senso che comunque anche questa idea di sparare delle conoscenze altisonanti è un'arma, a mio avviso, spuntata, perché se hai delle conoscenze così altisonanti, allora hai dei canali, che peraltro io stesso non ho, e quindi non è esattamente, credo, non è esattamente credibili. Ecco, poi ci sono degli esempi. Salve, mi chiamo Marco Samaritani, ho iniziato a scrivere da poco, precisamente in questi ultimi 3 anni. Non so neanche io perché scrivo, forse per la mancanza di mio padre, che è morto giovane. Comunque volevo allegare quello che scrivo, semplicemente le chiedevo se poteva darmi una sua opinione in merito. E ci tengo a avere un'opinione, per me è molto importante. E include 3 romanzi, 2 raccolte di racconti, 1 raccolta di pensieri e 1 di aforismi. Ecco, allora, anche la dimensione di quello che inviate è importante. E intanto, perché io ho una vita, quindi se mi mandi 15 volumi pensando che io abbia tempo di leggerli, però io dico sempre, anche quando mandi racconti, non mandarne 15, perché
mandandomene 15, tu mi dimostri una cosa, che tu stesso non sei in grado di capire quali tra i tuoi racconti sono più significativi. Se tu me ne mandi uno o due fighissimi, io dico mandami anche gli altri, non è il contrario. Se me ne mandi 15 deboli, nei quali tra l'altro ce n'è uno figo ed è l'ottavo, io arrivato al terzo e non ci arrivo all'ottavo, no? Quindi è importante anche capire questo, che non c'è un rispetto anche nei confronti di chi ti legge, e c'è anche un modo di presentarsi, nel senso, manda le cose di cui sei convinto, manda le cose che ti rappresentano, basati su questo, piuttosto, per dire, anche quando ti presenti, manda una scheda sul romanzo che hai scritto, cerca di capire se è... A volte mi mandano delle cose, che ne so, di sport, io non ne so niente, cioè, allora io dico, è inutile che stai mandando me, perché non sono la persona adatta per questa cosa, ed è importante capire a chi ti rivolgi, perché sennò stai semplicemente sprecando le tue battute. Una volta facevo parte di una giuria di un premio per un concorso erotico. Sono arrivate le memorie di una suora in Mozambico. Ora, non c'era niente, uno può magari poi pensare che la suora in Mozambico chissà cosa abbia fatto, no, erano proprio le memorie della suora in Mozambico, per cui è evidente che c'è della gente che manda a tutti i concorsi lo stesso testo nella speranza che poi venga pubblicato, però insomma ci sono anche dei criteri, no? Perché le memorie della suora nel concorso erotico non funzionavano. Questa è la sinossi di un libro che è stato inviato in casa editrice, Belzebù. Ramiro e Stefano Garcia vivono da mendicanti a Prato. Ramiro si sente prigioniero del mondo borghese, dominato dalla legge dell'interesse, della produttività, del senso pratico e della rispettabilità. Un estraneo, esiliato, costretto a vivere male a terra come l'albatro. È un improduttivo da tenere a distanza e ridicolizzare, ma c'è una luce in fondo al suo cuore, la libertà di rivendicare il prestigio intellettuale e rifiutare la mediocrità borghese. Vabbè, fin qua. Conosce Kate Saba, una sua vicina di casa. Ora, vi rendo noto che siamo a Prato, si chiamano Ramiro, Stefano Garcia e Kate Saba. Tre nomi che mi sembrano diffusissimi a Prato, però non conosco bene la città. Conosce Kate Saba, una vicina di casa, che ha una relazione con l'amica Louise e diventa l'amante di entrambe. La relazione lesbica lo incuriosisce. La diversità di Louise, dotata di un clitoride peniforme, l'attrae in modo particolare. Questo scherzo della natura permette di avere un rapporto a tre e dare libero sfogo alla passione. Ramiro viene coinvolto nella guerra del Kosovo. Una svolta narrativa imprevedibile rispetto alla relazione lesbica precedente. Ma non è finita. Ramiro viene coinvolto nella guerra del Kosovo insieme a Louise, che non spiega perché ne ha fatto, abbia che Saba. Diventano guerriglieri e amici del capitano Rico Messina e vivono gli orrori della guerra. Ed è proprio la guerra a riportare Ramiro indietro nel tempo, quando militando nell'ETA aveva subito delle torture. Siamo anche ai viaggi nel tempo. Nei rari momenti di tranquillità sono tanti gli argomenti che i due amanti condividono con il nuovo amico, uno dei quali è il giallo dei gialli, che dura da oltre 2000 anni, la morte apparente di Gesù / Buddha. La guerra e la nascita del figlio lo trasformano in un albatro di cielo e decide di trasferirsi insieme alle due donne in Canada. Fine. Un romanzo bellissimo che io consiglio a voi di leggere. Poi, Salve. Provo a inviarle un mio manoscritto, titolo Amate i cavalli più che potete. Sinossi. Giuro che non sto inventando niente. Marziano, un giovane abruzzese, deve menare al cane per potersi dissetare col pianto del cane. È l'eterna condanna a cui è stato sottoposto nell'aldilà, per non aver fermato il suo amico Panepucci dal pusillanime proposito di rubare nelle case degli anziani morti in solitudine nel caldo estivo, parentesi, morti in abbandono, oppure per mano dello stesso Panepucci, oppure morti per mano dell'assistenza sociale e custode dei vecchi, Franco Laras. Il karma concederà a Marziano un'altra possibilità per redimersi, salvare il suo amico, salvare se stesso e riportare giustizia. Una nuova vita che darà un nuovo senso alla sua faccia, facendolo finalmente smettere di bere, fumare e picchiare cani. Insomma, un giallo dove spesso compaiono dei cani. Spero vi piaccia.
Ricordo a tutti che il titolo era Amate i cavalli più che potete. Il romanzo di 321 pagine racconti di due angeli custodi, Rolf, che protegge il territorio italiano, e Carmelo, quello svedese. Ora, dalla prima riga mi sembra che ci sia un'inversione importante nei nomi dei protagonisti, però anche questa potrebbe essere una mia impressione sbagliata. I due angeli hanno potere per mantenere al meglio possibile la convivenza umana, all'occorrenza anche fare innovazioni, allo scopo di migliorare il modo di vivere. Come il telefono del futuro, impiantato nel palmo della mano, e chi lo possiede riceve le chiamate attraverso il pensiero, e anche parlare può fare nello stesso modo, e chi riceve la telefonata, se non possiede tale telefono, sente la voce in modo normale. Altra innovazione allo scopo di preservare la specie umana, i due angeli custodi hanno la facoltà di generare figli attraverso il pensiero con un nuovo raggio speciale, che trasporta il seme verso una donna consenziente senza contatto fisico. Questo in caso di gravi pericoli, estinzione dell'uomo per malattie gravi e disastri. Capite che tutte queste cose sono assolutamente vere, io non avrei mai potuto inventarmele, non ho questo tipo di fantasia, non ho questa abilità nella scrittura. Quando si dice che le case editrici sono piene di cose impubblicabili, è perché è vero. Cioè, io ho fatto anche parte di giurie di concorsi letterari, eccetera. Una volta avevamo fatto un concorso con l'editrice Baldini Castoldi in collaborazione con il mensile Linus per pubblicare, e il premio era la pubblicazione del primo classificato, e dovevamo fare la classifica dei primi 10 classificati. Arrivavano qualcosa come 500-600 romanzi, non ne trovavamo 10 da mettere nella classifica. E non è per snobismo, ma perché erano scritti in questo modo qua. E in alcuni casi fanno ridere, nella maggior parte dei casi fanno semplicemente tristezza. Io ogni tanto ho degli amici che dicono, ah, ma perché voi? Cioè, perché c'è questa mitologia, no, della casa editrice che rifiuta, ma la casa editrice non vedrebbe l'ora di pubblicare, cioè un inedito bravo, lo prendono subito, cioè non, l'idea che invece ci siano questa specie di poteri forti che allontanino sdegnosamente i giovani talenti è un'idea veramente del tutto preconcetta. Appunto, una volta questa mia amica diceva, no, ma è impossibile che su 600 non ne trovate, e io avevo la casa piena di manoscritti, ho detto, ecco, adesso te ne prendi 20, te li porti a casa, e poi lei mi ha chiamato il giorno dopo dicendo, non avevo idea, scusa, non avevo idea, ecco.